conoscere e proteggere i diritti dei bambini è la missione del Villaggio SOS ed è anche il messaggio che questi ragazzi hanno voluto dare nel costruire delle proposte concrete e con parole concrete definire quali sono le strade da non percorrere e quali quelle invece a cui fare riferimento per una infanzia e per un'adolescenza sicure e protette. È un onore per me oggi accogliere in Consiglio regionale i ragazzi e le ragazze del Villaggio SOS e l'intera struttura. Un progetto importantissimo che nasce da loro. Abbiamo qui oggi il garante, l'assessore e le figure istituzionali a dire proprio quanto sia fondamentale dare loro voce e partire dalle loro parole, dai loro pensieri. Abbiamo e hanno soprattutto i ragazzi fatto un lavoro importantissimo che ha avuto come focus il cercare di tradurre quelli che sono i diritti dell'infanzia e di usare un linguaggio che sia proprio per tutti e per tutte, infatti è proprio il sottotitolo che c'è nel protocollo. Hanno cercato di tradurlo in modo che sia accessibile ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze e soprattutto comprensibile perché l'obiettivo era che conoscessero i propri diritti e soprattutto che avessero modo di capire anche come proteggersi qualora venissero violati. Dobbiamo ringraziare la nostra associazione nazionale che ci ha dato il là perché ha recepito la necessità della nostra federazione internazionale, so che sono tanti passaggi ma apparteniamo appunto a una rete molto grande e che diceva vogliamo fare qualcosa in più come rete dei villaggi SOS per proteggere e salvaguardare tutti i bambini, bambini, ragazzi e le ragazze che abbiamo accolti all'interno di tutti i programmi che abbiamo e quindi ci ha dato là e noi l'abbiamo colto subito, per cui da quel momento lì, era più o meno il 2018, soprattutto noi come Villaggio SOS di Vicenza, abbiamo fatto nominare dai ragazzi una figura che si chiama Focal Point, adesso un nome magari un po', che è una figura che hanno eletto loro e che è proprio un rappresentante, un garante dei diritti interno ad ogni villaggio. Nel tempo, insomma, adesso in tutti i villaggi italiani c'è, ma non solo nei villaggi italiani, ma anche in quelli del mondo. E i progetti che partono dal basso, che partono dall'ascolto e dalla partecipazione, sono i progetti che poi riescono a trasmettere messaggi più profondi, più duraturi, ma più incisivi. E quindi il fatto che ci siano i ragazzi stessi a raccontarsi, a raccontare a quelli della loro età, ai loro coetanei, insomma, cosa vogliono dire i diritti, cosa vuol dire sicurezza, cosa vuol dire tutela, cosa vuol dire avere dei comportamenti di un certo tipo e rimanere lontani, diciamo, da quelli che possono essere comportamenti pericolosi, insomma, sia il messaggio più importante, ma soprattutto più profondo che possiamo dare perché è trasmesso a pari, la cosiddetta peer education, tra pari, dello stesso età. È una delle varie ipotesi che sono in campo. Noi vengo dalla presentazione della relazione del 2023 della Garante Nazionale a Roma, presidente Mattarella, che è stato visto interessato moltissimo alla tematica, e la consulta dei ragazzi e delle ragazze, il Consiglio Nazionale, la partecipazione e l'ascolto viene visto come uno degli obiettivi prioritari a livello nazionale. Noi siamo la declinazione regionale e poi queste associazioni sono gli operatori veri sul campo. Chiaramente i temi sono quelli, Convenzione ONU di New York del 1989, ratificata con la legge del 91, la 176, e oggi particolare attenzione viene posta appunto all'ascolto, la partecipazione a tutti i livelli dei minori e poi l'educazione, scuola, sport, diciamo attivazioni contro la violenza, cyberbullismo, eccetera, eccetera. Quindi è un tema che è molto, molto sentito, anche se poi dagli studi che sono stati fatti emerge che c'è una spaccatura nella nostra società fra i minori di 18 anni e diciamo, gli adulti. E le indagini fatte, i vari monitoraggi dicono che i giovani sono un po', come si può dire, fiduciosi, ma con molte perplessità rispetto a questa, ad essere ascoltati, insomma, e poter partecipare a tutte le loro istanze. Diciamo che sono iniziative che sono utilissime per dar voce. L'elemento di novità, per quello che ho visto io, che di protocolli ne ho visti tanti, è un po' il discorso del disagio psichico. Post-Covid, eccetera, eccetera, tutte le indagini ci dicono che c'è tanto, tanto bisogno di dare spazio ai giovani, sentirli e ascoltarli.